Signori e signori, ben ritrovati nell'ultimo appuntamento su MotoGP 15 nel campionato della Moto3. Siamo a Phillip Island, in Australia. Abbiamo poi Sepang e Valencia, ultime tre circuiti per decretare il vincitore di questo primo campionato su tre. Questa nostra fantastica esperienza. Mi raccomando, signori, lasciate un mi piace, un commento per il finale di questa stagione. Poi domani o dopodomani alle 18 inizierà la Moto2, se tutto va bene, ovviamente. Ragazzi, sono in un'ansia che non potete capire. Sono 8 punti da Kent. L'ultimo Gran Premio è andato veramente, veramente, veramente male. Signori, terzo e ultimo Gran Premio, primo di quest'oggi. Pronti? Via! Phillip Island. Non ci sono tante curve, quindi dobbiamo stare molto attenti, ragazzi, perché io sono uno che va molto forte in curva, soprattutto all'uscita della curva. Faccio fatica a imboccare le curve, però per esempio qua adesso dovrei andare un po' più esterno rispetto agli altri. Vedete qua loro frenano, io no. Scusa, Migno. Mi spiace veramente tantissimo, Migno, te lo giuro, credimi. Guardateli come li prende Gabby Squared. Non posso permettermi di sbagliare, raga, in queste tre gare. Dobbiamo fare ancora 90 punti. Dobbiamo fare punteggio pieno. Assolutamente. Gira, gira, gira. Questa è la curva più difficile, eh. Mi dispiace per quello che ho sbattuto fuori, raga, però non l'ho fatto apposta, non era l'intenzione. Ok, dodicesimi, raga. Tanto siamo tutti qua. Sarà due secondi il primo da me. Questa gara l'ho fatta ieri sera con la MotoGP. E la sì, vabbè, raga, qua ci sono alcune gare che faccio veramente fatica a prenderle, e ci sono queste gare qua invece che, mamma mia. Così si guida, Gabbo. Bravo, così mi piaci. Kent è terzo, raga. Sta combattendo col suo compagno di squadra. Qua lo sorpasso. Qua li sorpasso tutti, raga. Mamma mia che recupero, Gabbo di Squared. Mamma mia che recupero. Questa è proprio la pista per eccellenza per me, perché ci sono tutte curve molto veloci. Guardate quei due là come stanno. No, dai, vabbè, è buggato, raga. Guarda come li supera. Guarda come li supera. Oh, mamma mia. Giro record Gaiba, eh. Giro record Gaiba. Kent è dietro, raga. Quartararo è là. Quartararo è là. Kent mi vuole superare. Kent è aggressivo. Kent sta buono, cazzo, sta buono. Qua non ho mollato il gas, signori. Io le prendo sempre molto larghe per poi dopo rientrare e dar gas subito. Kent, levate dal cazzo. Non lo sbatto fuori, raga, perché sennò è brutto. Cioè, non deve essere così, eh. Sennò è facile. Guarda che non è neanche facilissimo sbattere fuori gli avversari, eh. Però se mi viene addosso, zio, te le cerchi, eh. Qua la prendiamo un po' larga per poi dopo rientrare qui. Prendere un pelino più veloce dei loro due. Sta andando a bagar. Qua ho voluto rischiare parecchio, raga. Però ci siamo. Ci siamo. Cazzo, cazzo, cazzo. Mamma mia. Mamma mia, raga. Mamma mia. Cazzo faccio anche io. Cristo santo. Che c'è Kent che poi mi supera. Però adesso li supero, raga. Vai, Gabbo. Mamma mia. Sai quanta gente che sta guardando sta serie, raga? Perché io sono ancora fermato un episodio. Come li prendi bene. Come li prendi bene. Come li prendi bene. State lì, raga. State lì. Vedete io in curva come li faccio. Presa anche molto esterna. Mamma mia sta curva. Come la faccio. Come la fanno loro. Diamogli la pista, raga. Diamogli almeno due secondi sto giro. Diamogli almeno due secondi. Già un secondo ci sono. No, neanche. 0666. Bello. Buon auspicio. Ancora zero replay a sta gara, raga. Troppo larga. Troppo larga, Gabbo. Troppo larga, non va bene. Kent è comunque ancora indietro. Quartararo. Occio. Non ti fa sbattere fuori. Guarda come li risupera.
Gabi Square, signori. Mamma mia, che cordolaccio che ho preso. Ok, ci sei. C'è la curva qua. Questa curva è pericolosissima, raga. Cioè, proprio... non solo nel gioco, è proprio pericoloso un tot. Vabbè che pensandoci sono un po' tutte pericolose, però questa qua... E mamma mia che gran premio che ho fatto, signori. Mamma mia che gran premio che ho fatto. Mamma mia. Ce la portiamo a casa, signori. Ce la portiamo a casa, guardate Gaiba. Sul tetto della vittoria. Con la sua solita impennata, signori. Mamma mia. Andiamo a vincere, sull'orlo della scogliera. Phillip Island, ce la portiamo a casa, signori. Kent arriva quarto. E qua ci riporta, secondo me, primi al mondiale. Esatto, meno 4 punti dal secondo. E dobbiamo, non dobbiamo assolutamente permetterci di sbagliare, ragazzi, perché mancano ancora 2 gran premi. Basta una gara come l'ultima che ho fatto lo scorso video per mandare tutto a puttane. Ok, ho la possibilità di indicare al tuo manager personale, team o uno sponsor al quale sei interessato. Non sono interessato ancora, ragazzi. Facciamo tutto la seconda stagione, che è meglio. Lasciamo qua le cose come sono. Non andiamo a toccare nulla. Vediamo cosa dicono di me. Oggi è andata male, dice Vasquez. Gaib è stato più bravo. Mi dispiace, avrei voluto regalarvi una vittoria. Siamo a Sepang. Mi piace molto questo circuito. Anche se non è semplice. Speriamo che non piova, raga. Kent primo, Navarro secondo, terzo Oliveira, quarto Torelli, quinto Quartararo. Penultimo gran premio della stagione. Siamo a pochissimi punti dal secondo. 4 per la precisione. Forza! Partiamo. Bella partenza, Gabbo, vai. Grande. La prima curva è a destra, quindi dobbiamo stare sulla sinistra e poi andare sulla destra. Forza, forza. Occio alle stacca. Guarda quanti me ne sono fatti qua. Dobbiamo assolutamente aumentare la difficoltà, raga. Il prossimo meno difficile. Facciamo difficile, poi facciamo la prima gara in moto 2 con partendo ultimi. Vediamo come va. Ehi, 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 madonna mia quanti sorpassi qua, raga. L'ha fatta un po' troppo piano sta curva, eh. Ah, sì. Però qua vi recupero, raga. Qua vi recupero. Poi l'ho presa larga per poi rientrare. Locatelli! Stato a corto, guagliù! Antonelli, scusami, il mio ex compagno di squadra. Mamma mia, il cordolo. Mamma mau cordolo. Vai, 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 Gabbo. Che hai recuperato, cioè hai preso un sacco di posizioni. Sto primo giro è andato molto bene. Il primo giro, ragazzi, è fondamentale a partire da ultimo. Kent è primo, raga. Brutta, brutta. Ci devo assolutamente arrivare. Assolutamente arrivare. Io, raga, spero che voi nei commenti abbiate capito che io sono ancora al primo episodio in diretta con voi. Cioè, questo per farvi capire anche che mi sta piacendo un sacco il gioco, che sicuramente questi video qua li pubblicherò, perché molti mi hanno detto: Gabbo, non la finirai mai sta serie. Scommetto. Bella. Bella curva questa. Però qua sul rettilineo ti prendono un po' tutti, eh. Ma tutti no, però lui sicuramente. La curva è a sinistra, quindi occhio. Mamma mia, due te lo sono passato davvero. Prendi la larga, bravissimo. E poi rientra. No, in tre te lo sono passato. Siamo tutti qua, signori. Cazzo se vanno però, raga. Quelli là davanti vanno fortissimo, eh. Comincio un attimo a preoccuparmi, signori. Vi dico la verità. E ancora non ho potenziato la moto. No! Madonna, ho frenato troppo. Non ho mollato il freno, raga. Rifacciamo la frenata generale. Primo replay che uso. Madonna mia, perché l'ho presa così lunga? Oh. Ma raga, sono un coglione. Cioè, sono un coglione di prima classe. Vediamo se cosa riesco a fare qua. Merda, rifacciamola. Guarda che brutta situazione questa. Ok. Non ho perso tantissimo, raga. Però potevo... tanto qua, cosa molto larga, raga. Vanno forte, sono molto preoccupato per
questo mondiale. Secondo me non lo vincerò mai. Faccio una gara sì, una no. Avete notato anche voi? Silenzio, Gabbo, basta parlare. Ora è tempo di concentrazione. Vai. Bravissimo Gabbo che sei quinto. Cazzo, quel gruppo là davanti è lontanissimo, raga. Mamma, che bella curva. Sto giocando veramente malissimo però, raga. Malissimo no, però... loro vanno veramente forte, eh. Non scherzano mica. Cazzottissimi. E che sto rettilineo qua perdo un sacco. Perché raga, sapete perché vado molto molto piano rispetto a loro? Perché ci sono due rettilinei. A differenza dalla gara di prima che è tutto praticamente una curva larga. Questi due rettilinei qua, raga, mi stanno facendo impazzire. Raga, i primi quattro là non si prendono, eh. I primi quattro là non si prendono, raga. Non si prendono, è inutile. Non ce la farò mai. Devo recuperare tutte le posizioni, raga. Tutte, tutte. Navarro, vedi di non darmi fastidio, levati dal cazzo, ok? Si è un po' sciolto il gruppo. Devo raggiungere i primi tre. Bellissima sta curva. Bellissima. Superman, sto arrivando. Superman, sto arrivando. No, no, raga. No, no. No, 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 non ce la faccio mica. Bravo che non freni. Bravo che non molli il gas. Mamma mia raga, guardate come li ho presi. Oh, però incomincio a pensare raga che... uno di loro lo sorpasso, eh. Oh mio Dio. Oh mio Dio raga. No, 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 rettilineo, no, rettilineo. C'è l'ultima curva raga. C'è l'ultima curva, oddio, c'ho il cuore a 2000. Raga, l'ultima curva. Non puoi sbagliarla Gabbo. Non puoi. No! No, 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 raga, l'ho sbattuto fuori. No, 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 non va bene. No, 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 no. Non voglio sbatterlo fuori, raga. No, 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 cazzo, però così. Tutto perché ho voluto, non ho voluto sbattere fuori quarta Kent. Okay. Avrei vinto il mondiale. Però e raga, non sarebbe stato ragione. Bello. Un giro in più l'avrei preso. Cazzo, 8 punti. La cosa si fa veramente, veramente, veramente brutta. Siamo a Valencia, signori. Qua si decide tutto. Mi sembra molto il finale mondiale dello scorso anno in MotoGP. Manca veramente poco. Noi siamo ultimi, come Valentino Rossi. Marquez e Lorenzo, che sarebbe Kent. Marquez, Quartararo. Solo gara. Non possiamo fare le prove perché sono troppo semplice. Merda, schifoso! L'odio, raga, Marquez, io, eh. Ok, raga, ho potenziato anche la moto. Così abbiamo le prestazioni al massimo. E dobbiamo assolutamente vincere qua, raga. Sennò
arrivo seconda mondiale. Kent parte terzo. Questa è la gara che decide il mondiale, ragazzi miei. Via. Parlerò pochissimo, raga, sono super concentrato. Mamma mia, raga. Mamma mia. Ehi. Kent è secondo, Navarro primo. Che cattiveria, Gaiba. Che cattiveria. Va bene il cordolo, va bene, va benissimo. Ok. Sei settimo, Gabbo. Hai due giri per raggiungere i primi sei. Vabbè, Anika lo sorpassi adesso, dai. Vasquez giro record ed è primo. No, giro record io, 1.43. Ok, sei 5 là. Che finale di mondiale, raga. Che finale di mondiale. Mamma mia. Sono lì, raga. Sono lì. Ti chiudo la porta, zio. Ti chiudo la porta. Kent. Niente, stai lì. Sì, Gabbo. Tienilo lì. Tienilo lì, Gabbo. Sto cordolo. Brutto. È stato bruttissimo sto cordolo, raga. Mamma, che curva. Bella. Raga, vanno forte. Ho un minuto e mezzo. Fra un minuto e mezzo si deciderà chi sarà il campione di questa Moto 3 2015-2016. Kent è primo. Fanculo. Vanno troppo forte, c'è pochi spazi per superare. Ci sono Quartararo, scusami. Scusami zio, però non posso sbatterlo fuori, raga. Quartararo, devi lasciarmi stare, cazzo. Vuoi capire che devo arrivare prima di Kent? Sì. No, non è il momento. Ora è il momento. Voglio il pubblico che esulta, cazzo. Voglio il pubblico che esulta. Vasquez, stammi lontano. Vasquez, non rompermi il cazzo. Ok, raga, sono primo.
Ok, raga, sono primo. Kent è terzo. Kent è terzo. Oh merda. Oh merda. Oh merda. No. 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 Sì, l'ho vinta. L'ho vinta, raga. Oddio. No, Kent secondo. Non ci credo, 3 punti. Oh mio Dio. Quel bastardo è arrivato secondo all'ultimo secondo. Non ci credo, non ci credo. Che cazzo ti esulti? Per 3 punti ha vinto Kent, quel bastardone. Sono entrato da GR Team, raga. Moto 2, mi sa. Kent chiude la stagione con un saluto ai tifosi. Allora, ragazzi, siete contenti come è finita la stagione? Avreste preferito un altro campione del mondo? Tanto complimenti a Gaio per l'ultima vittoria. Grazie. Intanto in MotoGP ha vinto Lorenzo, Marquez e Rossi a 39 punti. Moto 2, Zarco. E Kent, io ho 3 punti, mamma mia, raga. Abbiamo cambiato team, siamo entrati in Moto 2. Ci aspettiamo, ci aspetta un altro lunghissimo campionato da vivere tutti insieme. Nuova stagione, inizia gara. Come vedete, adesso andiamo ad impostare la difficoltà. Mettiamo difficile, danni moto leggeri. Consumo gomme sì, problemi tecnici IA e giocatore. Time e penalità, metto sì, bandiere disciplinari no. Perché se poi uno mi viene addosso, dà la colpa a me, mi incazzo. E gli aiuti, invece, mettiamo fisica. Avevo già messo pro, quindi qua va bene. Io direi di salutarci qua. Queste sono le impostazioni, inizierà un nuovissimo campionato in Moto 2. Qui da Gabriel Square è tutto, grazie mille a tutti se siete arrivati fin qua. Bella raga.